Ecco, due poliziotti e due vigili urbani stanno cercando di fare sgomberare oltre 100 zingari giostrai. È evidente la totale assenza di organizzazione in questa operazione, la totale assenza di programmazione. Ecco quello che noi abitanti di Corso Sicilia siamo costretti a soffrire. Ci sono centinaia di camper di zingari giostrai che da ieri sera pernottano qua, mangiano, defecano, urinano per strada, lavano i piatti, lavano i vestiti. Una situazione invivibile. Per tutti i catanesi Sant'Agata è giorno di festa, per noi è un incubo e vorremmo risvegliarci a giorno 6. Vedo che chiacchierano amabilmente i poliziotti con questi soggetti, ma ovviamente due poliziotti e due vigili urbani non possono fare nulla. Ovviamente il primo ad essere identificato sono stato io perché stavo facendo un video, a nulla è valso dire che ero un vicequestore di polizia in pensione. Ma sono altri tempi. Ecco, e vabbè, amarezze su amarezze. Il poliziotto che cammina e telefona a qualcuno, ma non c'è speranza che si risolva minimamente questa situazione.